ragazze, benvenute in questo nuovo video ed è il video sui saldi. Allora, sì, sono andata al primo giorno di saldi a fare un giretto di esplorazione e ho preso un po' di cose. E in più, sfruttando il fatto che ieri è stata la Befana, ho pensato di inserirvi anche i regali della Befana. E quindi un video un po' ricco. Io ho qua tutte le cose e adesso partiamo. Allora, parto appunto proprio dai regali della Befana. Mia mamma mi ha regalato queste presine per la mia futura casa e appunto sono questi due guantini con questa fantasia dietro, sono rossi semplici e mi piacciono un sacco, sono bellissimi. E poi l'altro regalo della Befana è questo, è un maglioncino dolce vita, ho risvoltato il collo, è bianco bianco e ha detto che è stato un miracolo riuscirla a trovare perché non riusciva a trovarne. E io lo desideravo un sacco bianco bianco perché ne avevamo uno, ma me lo volevo mettere una sera, ma ci siamo rese conto che è macchiato e che non veniva via la macchia, e quindi me l'ha regalato per la Befana. E quindi è semplicissimo, con la manica lunga e che ha, è stretta fino in fondo ed è tutto aderente, mi piace un sacco e l'ha preso da Zuiki. Poi passiamo a Pull&Bear, che ho un mega sacchetto dove ho preso appunto un po' di cose. Partiamo dalle magliette, ho preso 4 magliette, maniche corte. Questa qua ancora in tema natalizio, che è appunto verde scuro con tutte queste calzine e queste lucine disegnate, è una semplice t-shirt e costava 7,99€, era al 50% e l'ho pagata 3,99€ e ho preso una M perché a me piace che comunque mi stiano morbide visto che le uso ad andare al lavoro. Questa qua che mi piaceva un sacco, con tutte le cose un po' tipo americane, i barattoli e tutte queste cose qua, mi piace un sacco e il fondo è bianco. E ho preso anche di questa una M, anche questa era costava 7,99€ ma l'ho pagata solo 3,99€. Prossima che vi faccio vedere è questa, fatta con appunto i dolcetti Brunch Time, c'è scritto, e appunto mi piace tantissimo, è invece a fondo nero con questi disegni sul marroncino, rosa e bianco, anche questa un sacco carina, anche questa 7,99€. Pagata 3,99€ ed è sempre una M. Ultima, ma non per importanza, c'è questa qua che c'è scritto Eco Rules e questo è il disegnino, mi piace un sacco, sfondo bianco sempre, e questa qua costava 4,99€ ma l'ho pagata solo 1,99€. Poi da Pull&Bear ho preso altre due cose, che sono due paia di jeans, sono mom fit, appunto ho preso due taglie diverse perché vabbè hanno due colori diversi, penso che più o meno il modello sia lo stesso, no, hanno due pezzi differenti, non lo so. Comunque, il primo che ho preso è questo colore, questo jeans chiaro, di cui ho preso una 40 e l'ho pagato 12,99€ invece che 19€. Quindi il primo è questo, come vedete è largo fino in fondo. E perché voglio pitturarli questi jeans? Voglio fare io con le tempere da tessuto, e faccio dei disegni, delle grafiche sopra, e appunto fatemi sapere se vi può interessare un video in cui vi faccio vedere come faccio, che lo facciamo insieme. Come vedete sono a vita alta e sono abbastanza larghi nella gamba, mentre il secondo è di questo lavaggio più scuro e di questo, sono diversi perché questo qua ha i bottoni davanti mentre questo ha la cerniera. Sì, ecco. E di questo qua ho preso una 34, quindi una 38 italiana, sperando che mi stia, altrimenti andrò a riportarlo in negozio. Questo qua costava 25,99€, l'ho pagato 12,99€. E appunto il colore del jeans è questo qua, che mi piace un sacco questo colore. E appunto è sempre largo, sempre mom fit. Ho provato a prenderlo perché appunto secondo me con le grafiche questo qua dopo sta benissimo come colore di jeans e spero appunto che mi stia, dopo li proverò. Poi sono stata da Primadonna dove ho preso un paio di scarpe perché principalmente mi servivano. I miei stivaletti classici neri si sono
rovinati perché comunque avendo l'elastico, l'elastico si è slabbrato e quindi erano un po' messi malino. Comunque li avevo pagati 3 euro ai tempi, va più che bene. E ho preso questo nuovo stivaletto con appunto il tacco. Questo è in vera pelle, c'è scritto, e c'è scritto dentro. E sotto ha il disegno dell'Italia, le scarpe di Prima Donna, c'è scritto Made in Italy. Sono un 36, appunto sono degli semplicissimi stivaletti neri che come dettaglio hanno questa fibbietta qua e hanno la cernierina per indossarli. Hanno un bel tacchetto, cos'è? Sarà un 7-8 centimetri e mi piace un sacco. E li ho pagati un pochino perché questi qua comunque costavano in teoria 89,99 euro, io li ho pagati 62,99 euro, quindi un po', però è una cosa che mi serviva, che io metto tantissimo. Ultimi due negozi in cui sono stata sono Stradivarius e Zara. Vi faccio vedere prima le cose da Zara perché ho preso solo due cose. E qui ho cercato anch'io più o meno di adattarmi alle tendenze. Ma anche un'altra cosa poi che vedrete dopo in realtà. Io ho preso queste due cose. Ho preso questa gonna pantalone perché dietro ha il pantaloncino. Vedete? E è un sacco strano il materiale. Cioè dentro è tipo scamosciato, fuori è un po' lucidino, un po' tipo effetto pelle. E serpentata, cioè con questa fantasia pitonata, mi piaceva un sacco, l'avevo vista sul sito e in negozio fortunatamente era la penultima tipo. E l'ho pagata, è una taglia S e l'ho pagata 12,95 euro invece che 19,95 euro. Mi piaceva moltissimo e secondo me con le calze nere, gli stivaletti, un dolce vita nero potrebbe piacermi. Cioè, mi piace. Indossata così, me la immagino indossata così in modo abbastanza fine comunque, oppure con una camicettina, anche d'estate secondo me è carina da indossare. E appunto, altra cosa in cui ho cercato di adattarmi alla tendenza sono questi, perché sono questi shorts leopardati, fatti un pochino voluminosi, comunque nello stile che piacciono a me, con questo bel elastico in vita, e qua ci si fa il fiocco, più o meno, il fiocco in vita. E appunto di questi c'era solo l'XS, però avendo l'elastico sembrava che potessero andarmi bene e mi piacciono un sacco. Comunque la trama è il classico leopardato e anche questo appunto con una camicettina dentro, un dolce vita come indossavo quelli quest'estate, tinta unita, secondo me può star bene. E questi venivano 29,95 euro, ma erano in saldo a 19,95 euro, quindi queste qua sono le due cose che ho preso da Zara. C'erano delle altre cose che mi piacevano, ma c'era veramente una fila infinita ai camerini e non me la sono sentita di mettermi in fila per provarmi le cose. E poi altro sacchettone gigante da Stradivarius, che è forse il posto insieme a Pull&Bear dove ho preso più cose. E ho preso appunto da indossare con quei pantaloncini. Questo non è in saldo, ma è della nuova collezione. E questo dolce vita nero, avevo il dolce vita nero, comunque ce l'ho, ma è fatto molto leggerino, quindi per l'inverno non va benissimo. Questo è un pochino più pesante, comunque anche in primavera va bene. E appunto l'ho preso e costava 12,99 euro. Ho preso una S, come vedete è abbastanza aderentino, molto molto semplice, proprio il più semplice possibile con le maniche lunghe. E poi ne ho preso un altro, sempre della stessa linea, sempre S, sempre pagato 12,99 euro, però in questo colore, in questo beige, è un po' stropicciato perché era in fondo alla borsa. E appunto ha sempre il collo alto, le maniche lunghe, super semplice e è molto morbido questo tessuto, devo dire. E anche questo qua mi piace un sacco come colore, anche con i jeans, e soprattutto l'ho pensato abbinato alla cosa che vi faccio vedere adesso, cioè mettendo sotto quello, sopra questa giacchettina qua, questo blazer, me lo sono immaginato così, con questo qua sotto e questa sopra. Mi ispirava un sacco, poi magari non sta neanche bene come colore, adesso vedrò. E appunto ha le spalline imbottite, è abbastanza pesantina come giacchetta e ha questa fantasia che io chiamo nonnino inglese, non saprei come altro definirla. Ha il doppio bottone sul davanti e
E poi ha le maniche lunghe semplici, è sfiancata come modello. E l'ho presa appunto da Stradivarius, c'è anche il bottone di ricambio. E invece che 29,99 euro l'ho pagata 19,99 euro, che comunque per un blazer non è molto. Di solito costano di più. Poi, ovviamente, come ci si può far mancare un maglione? In tutti gli haul invernali ci deve essere un maglione. E infatti, ecco quello che ho scelto io, sempre da Stradivarius. E è fatto così, è crop, ha questi rombi qua davanti e anche qua sulla manica, però fatti in giallo fluo, che mi piace un sacco, e appunto è abbastanza cortino. Le maniche sono lunghe, però mi piaceva un sacco, quindi l'ho preso. Comunque non è troppo troppo corto. E questo qua costava 15,99 euro, ma l'ho pagato 9,99 euro. Ho preso una M perché c'era solo la M, tanto comunque mi va bene. E quindi questo qua è il maglioncino che ho comprato. Mi piace un sacco questa fantasia di rombi qua sul davanti. E infine, ultima cosa che ho preso, ed è anche l'unica che ho già indossato. L'ho indossata sabato sera per andare in birreria. E appunto sono questi stivaletti leopardati. Secondo me non sono troppo. E appunto, avendo il tacco nero, comunque smorza un pochino. E sono fatti finto scamosciatino, con quella punta in questo modo. Ho preso un 37 di questi perché il 36 non mi stava proprio benissimo. Cioè mi stava bene, ma avevo poi paura che mi facesse male ai piedi. Hanno anche questi la cerniera per allacciarle e mi piace un sacco. Questo leopardato invece è un po' più scuro, è un po' più importante, però nelle scarpe appunto con un total black così mi piaceva un sacco e alla fine ho preso questi che ho pagato 17,99 euro. Se non mi sbaglio venivano 35 perché li avevo già guardati prima dei saldi perché mi piacevano un altro giorno che ero andata a fare un giro con mio padre per negozi e mi piacevano. Poi lui mi fa: ma no, madame, aspetta a prenderli che magari poi li trovi nei saldi a meno. E infatti li ho trovati a meno. E niente, quindi questo era tutto il mio primo round di shopping con i saldi. Io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere voi che cosa avete comprato, se mi consigliate qualcos'altro da andare a comprare, perché io mi sono fatta una sorta di lista e devo dire che sono stata molto brava e ho preso solo cose che erano sulla mia lista. Me ne manca altrettanta in realtà perché l'ho fatta qua sul mio iPhone e appunto questa è l'altra parte della lista che mi manca, però sono molto contenta, sono molto contenta e ho fatto degli ottimi acquisti secondo quello che mi serviva secondo la mia lista. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo e io vi mando un bacione. Ciao ragazze!